Chi di voi lavora nel mondo della comunicazione e del marketing avrà sicuramente sentito parlare delle testimonianze di tante donne che raccontano di aver subito molestie al lavoro. Per riassumervi la vicenda, pare che in alcune agenzie pubblicitarie fosse radicato un sistema di denigrazione delle donne che andava dalle chat di gruppo con gli apprezzamenti sessuali sulle colleghe fino a vere e proprie molestie fisiche. Purtroppo non cadiamo dal pero, certe cose esistono da sempre e non soltanto nelle agenzie di comunicazione. Il fatto che sia un male noto, però, non vuol dire chiaramente che sia inevitabile. Da imprenditore, io investo tantissimo del mio tempo per creare le condizioni e poi per assicurarmi che si realizzino, per far nascere una cultura aziendale che sia concretamente orientata al rispetto reciproco tra tutti i miei dipendenti e quindi al benessere delle persone e a una reale inclusività. Ecco perché quando poi succedono certe cose, e in maniera anche così estesa, io credo che sia prima di tutto un fallimento di chi le guida, le aziende, oltre che dei diretti responsabili. Prima perché non ha saputo o non ha voluto vedere quello che succedeva e comunque non ha fatto nulla per impedire che si sviluppassero certe modalità di relazione tossiche. E poi perché non ha saputo creare quel clima di fiducia e sicurezza per cui chiunque all'interno dell'azienda, non soltanto una donna, qualsiasi dipendente, di fronte a un sopruso o a una violenza, si senta sempre sicuro e protetto nel denunciarlo.